all'inizio eravamo un po' contratti sia per l'incertezza dovuta appunto a essere la prima partita e sia perché arrivavamo da un periodo in cui non abbiamo giocato tanto appunto per colpa del mio infortunio che ci ha tenuto fermi, e nonostante ciò abbiamo trovato una prova non eccelsa, non abbiamo giocato secondo me, non abbiamo espresso tutto il nostro potenziale, ma l'importante era vincere e diciamo che stiamo costruendo bene. Come il mio pensiero è che questa Superlega a noi soprattutto serva poi per il prossimo anno, serve per in questo momento non perdere il gioco, e fondamentalmente è un torneino, per le prime otto è il nostro obiettivo arrivarci, e il nostro obiettivo fondamentale è quello di allenarci per il prossimo anno, perché il prossimo anno sarà poi importante dimostrare effettivamente il nostro potenziale. L'importante era cercare di partire col piede giusto, imporre un minimo di gioco, riprendere un attimino la mentalità e proprio il giusto piglio per impostare una buona partita. Siamo partiti bene, con l'idea giusta, io ho cercato di variare un pochettino, salto, volo, farli ricacciare il più diverso possibile, e di là al ricaccio ci siamo trovati abbastanza bene. Noi facciamo quello che possiamo, non siamo in una condizione super, però abbiamo avuto tante occasioni da fare dei 15. Ci siamo fermati sul terzo gioco, anche se avevamo molte occasioni di andare avanti. Abbiamo regalato qualcosina, anche loro ci hanno dato un paio di mani a volte, ma non siamo riusciti a sfruttarle. E loro comunque sono una bella squadra, una squadra compatta in tutti i ruoli. Alla fine poi si è visto, io sono calato dopo un po' sia a battere sia nel ricaccio, e poi la partita è venuta difficile. Faccio i complimenti ai nostri avversari, cerchiamo di continuare in questo andamento qua, cercare di migliorare partita per partita, e magari prima o poi il punto arriva. Sì, è stata una partita molto difficile come ci aspettavamo, in un campo complicato, abbiamo interpretato bene il gioco nella fase iniziale e siamo stati bravi, poi siamo calati noi, ma sono in realtà aumentati loro che sfruttavano meglio la rete e il campo, e abbiamo perso tutto il vantaggio di 4-0, siamo andati a riposo pari. Penso sia stato giusto il risultato della prima parte, la seconda parte è stato un batti e ribatti, con noi che andavamo in vantaggio, loro che ci prendevano, poi siamo stati secondo me bravi sul finale a chiudere e a portare a casa una vittoria veramente importante, perché questo è un campo molto difficile, loro sono una squadra fortissima, veramente agguerrita, che farà faticare tanti e poi non mollano mai, quindi noi siamo molto molto contenti per aver vinto qua. Adesso dobbiamo lavorare molto perché abbiamo ancora alcune cose da mettere in assetto, diciamo, migliorare il gioco, però ci portiamo a casa questa seconda vittoria e lavoriamo per la prossima. Una bellissima partita, esito un po' migliore per la Subalcuneo. E no, secondo me è stata molto combattuta, molto livellata, e la differenza, noi vabbè siamo partiti un po' inceppati, forse un po' di tensione, squadra ospite è stata impeccabile all'inizio, difatti il risultato ne è stata la conferma, 4-0, però poi non ci siamo andati per vinti, abbiamo recuperato, da lì in poi è stata patta fino sul 6 pari, e poi penso di assumermi tutte le responsabilità del caso, perché ho fatto un fallo sul 40 pari che mi è uscita di poco, però purtroppo ha condizionato in maniera rilevante la partita, e anche dopo non sono stato più all'altezza dei giochi precedenti, quindi complimenti assolutamente alla Subalcuneo, noi potevamo fare qualcosina in più, lavoreremo per migliorare, pensiamo alla prossima.